Stasera sì, ebbene, music on the road. Perché? Perché da una parte abbiamo l'on the road, cioè la strada, che per noi è la strada che arriva alla musica. Dall'altra parte abbiamo la musica stessa, che ovviamente per noi è un modo, semplicemente una maniera per trovare la nostra strada. A questo punto direi, non stiamo a perderci in chiacchiere, in realtà stasera voglio più che altro introdurvi dei nostri ospiti, degli ospiti che ci racconteranno chi sono, che cosa hanno fatto, ok, va bene, però soprattutto ci diranno dove vogliono andare, che cosa vogliono ottenere e devo dirvi la verità, non c'è migliore maniera, secondo me, che iniziare un bel viaggio all'interno della musica che un parto. C'è un magazzino pieno di sogni già fatti, alcuni ancora buoni, parecchi sono rotti ma ci sono. Eccoli Gabue tra le mie parole, d'altronde quando si parla di musica le parole palco e soprattutto sogni sono delle parole assolutamente imprescindibili. Parlando di sogni andiamo a sentire i sogni del primo gruppo di questa serata, i Nuda! Ah!
Allora, adesso ho sentito che dicevano amaro sarà il tuo risveglio. Questa cosa la voglio proprio capire. Ragazzi, venite qua, facciamo una chiacchierata. Allora, amaro il risveglio, ma di chi? Ma sì, perché? Degli insicuri. L'amaro risveglio è degli insicuri. L'amaro di sveglio è di chi non vive la vita al 100%, l'amaro di sveglio è di chi non crede in se stesso. Ho capito. Questo è l'amaro risveglio. Quindi, praticamente, l'amaro risveglio degli stolti, possiamo anche dire. Esatto, giusto? Sì. Ma di chi non crede in se stesso è proprio la formula magica di questo pezzo, per interpretarlo. Ho capito. A questo punto, parliamo un pochettino di voi. Nuda, ho letto che siete nati comunque abbastanza recentemente come gruppo, nel 2007. Raccontatevi un pochettino. Sì, siamo nati nel 2007. Abbiamo cominciato a pubblicare singoli su iTunes, abbiamo due singoli su iTunes, in prossima uscita c'è il prossimo singolo, il terzo singolo su iTunes, suoniamo in giro, ci piace divertirci, ci piace divertire la gente, siamo un gruppo senza pretese, ci piace fare buona musica e ci piace far divertire la gente, sostanzialmente questo qua. Per quanto riguarda invece i progetti che vengono adesso, visto che abbiamo parlato del passato, ora cosa volete fare? Allora, noi usciremo il 20 settembre col nuovo singolo e nel frattempo stiamo preparando l'EP, l'EP che uscirà sempre il mese successivo, credo. La vostra essenza, quello che vi contraddistingue, dai. La nostra essenza, siamo cinque persone che vengono da cinque generi totalmente diversi, quindi siamo, io vengo dal blues, tutti loro vengono da generi totalmente diversi, ci siamo incontrati, abbiamo dato vita a questo progetto in Nuda, che è un sound, ci auguriamo, completamente nuovo, completamente differente da ciò che c'è in giro, e ci auguriamo sia un sound semplice ma che lasci il segno, e speriamo che le cose vadano per il meglio, sostanzialmente. Ecco, a differenza di molta gente, cantiamo in italiano, cercando di dare un senso a quello che sono i nostri testi, cercando di trovare il lato poetico di quello che può essere una canzone. Di capirci anche un pochettino in questa canzone. Fondamentalmente di capirci. Ciao, sono Andrea di Strano Officine. Hai una band? Vuoi suonare nei migliori club d'Italia? Iscriviti alla community www.stranofficine.com e sei dentro.